avremo PNR, due incontri di discussione, un altro seminario e altri due incontri di discussione. E poi luglio-agosto andiamo in vacanza, andiamo al mare, si risiederebbe a settembre. PNL timeline. Allora, voi sapete dal seminario precedente, chi l'ha sentito su YouTube, chi già conosce in parte la PNL, come i due fondatori, sono due nomi che forse avete sentito, Bandler e Greener, no? Hanno studiato in particolare, sotto la spinta di Bateson, che è stato quello che ha dato l'impulso un po' a tutti questi cambiamenti in psicoterapia, hanno studiato quelli che erano i psicoterapeuti più efficaci, più veloci, quelli che riuscivano ad avere dei risultati importanti e velocemente. Studiando queste, hanno inventato quella che chiameranno poi programmazione neurolinguistica. Eravamo negli anni, fine anni 70, inizio anni 80. La cosa stupenda è che allora non esisteva la risonanza magnetica, no? Ma oggi, con la risonanza magnetica che ci permette di vedere cosa succede nel nostro cervello, quello che loro hanno intuito, noi adesso riusciamo a vedere. E abbiamo la prova di quelle che allora erano soltanto intuizioni ricavate dall'osservazione degli psicoterapeuti più efficaci di allora. Non solo, ma forse ricorderete, nel 97 Rizzolatti, un neurobiologo, scopre quelli che oggi si chiamano i neuroni specchio. Cioè noi abbiamo nel nostro cervello, e lo sappiamo da pochi anni, no? Da pochissimi anni, da vent'anni, e si continuano a studiare, abbiamo dei neuroni nel nostro cervello che lavorano, ci insegnano, fan sì che noi impariamo imitando. E questo è molto importante, no? Ancora una volta conferma quello che Bandler e Greener, quando Bandler e Greener hanno chiesto a questi psicoterapeuti molto efficaci come facevano a lavorare, loro hanno spiegato, no? Poi loro sono andati a vedere cosa facevano, ma non gli tornava. Succede anche a tutti noi che facciamo delle cose, poi le spieghiamo, ma in realtà la teoria che noi costruiamo non aderisce molto a quello che facciamo. Lo stesso è stata l'osservazione di Bandler. No, la teoria che Erickson, eccetera, quelli che loro hanno intervistato, spiegavano, non funzionava. Allora cosa hanno fatto? Hanno registrato. C'erano allora le videocassette in VHS, no? Hanno registrato ed è osservando che hanno scoperto quali erano i principi, utilizzando quindi i neuroni specchio, vedendo come si muovevano, come guardavano, no? Il tono che usavano, utilizzando quindi, esaminando il loro utilizzo del verbale, del paraverbale, del non verbale, che è fondamentale, e oggi lo sappiamo, che il verbale conta per circa le cose che io vi sto dicendo, conta per circa il 7%, mentre il paraverbale, cioè il mio modo, il tono, le pause, no? I movimenti, no? Conta per circa il 33%, più o meno 30-40%, cioè arriviamo che il non verbale conta addirittura per quasi il 60%, ed è stato fondamentale quindi registrare quello che facevano, come si muovevano, come guardavano, che gesti facevano. Ed ecco, allora, che
che nasce tutta una serie di tecniche PNL, programmazione neurolinguistica, che abbiamo visto nell'ultimo seminario, andiamo indietro tantissimo tempo, e oggi ci concentriamo su una parte, quella della TAI, quella che PNL ha chiamato la TAI, la linea del tempo. Che cos'è? Beh, voi sapete, noi siamo fatti di memoria, noi siamo fatti da tutto quello che ricordiamo nel passato. E ogni tanto vi torna in mente, pensate al passato, alcune volte vi fa star bene, altre volte vi crea problemi, vi crea sofferenza, crea rancore, crea sensi di colpa. E siamo fatti, anche il futuro viene considerato in psicologia un ricordo, nel senso che il futuro nessuno sa che cos'è. Per cui il bagaglio da cui peschiamo per immaginare il futuro è solo ancora il nostro passato, il nostro presente, il nostro modo di essere. Voi ormai lo sapete, seguendo i seminari, che abbiamo qui il nostro inconscio, qui ci siamo noi e qui abbiamo tutta un'area di inconoscibilità, ciò che va oltre le nostre capacità di conoscenza, l'area della libertà, dove nascono tutte le filosofie, tutte le religioni, dove tutto il modo di cercare di dare una spiegazione a tutte le domande fondamentali della vita, è libero campo, dove nessuno può dire di avere in mano la verità, ma ognuno ha il diritto di muoversi a secondo di ciò che gli fa piacere, che riesce a sostenerlo nella vita. Il nostro inconscio comincia dalla pancia di nostra madre, quando siamo lì, ed è un'area complicatissima, no? Dove ogni tanto sale qualcosa, ma no? Ogni tanto c'è qualche cosa che viene su, no? E un'area molto difficile, ma è un'area che ci costruisce i nostri modi di pensare, i nostri modi di essere, i nostri modi di reagire, vengono da qua. Di alcune cose siamo consapevoli, sappiamo anche che è un mare infinito, e sappiamo anche che se ognuno di noi, invece di essere nato da queste parti, fosse nato questo io in Congo, qui avremmo qualcosa di diverso, che ci fa diversi, no? Fossimo nati in Arabia, no? Fossimo nati in Oman, dove ogni uomo ha tre donne, no? Avremmo altri modi di pensare, di essere, fossimo nati in Sud America, fossimo nati in Sicilia, no? Cioè, noi siamo fatti del nostro passato, che inizia dal concepimento, dalla pancia di nostra madre, e sappiamo anche oggi che fino ai 4-5 anni si crea una base incredibile a seconda dell'ambiente. Il DNA conta, ma conta enormemente l'ambiente. Ormai i biologi ce lo dicono, che l'ambiente che sviluppa esprime il DNA. E questo è fondamentale saperlo, per costruire il più possibile consapevolezza e capacità di accettare la diversità. Ieri diceva che la saggezza è vivere la propria diversità senza negare la diversità degli altri. Era proprio Gregory Bateson quello che ha dato il via a Van der Linde e a tutti i cambiamenti della psicologia. Beh, io direi di fare subito un esercizio, direi, per provare, senza spiegarvela, una delle tecniche che Van der Linde hanno messo in atto. Un esercizio che ci dia una carica positiva per poi andare avanti. Per fare questo esercizio vi chiederò semplicemente di chiudere gli occhi. Per chi se la sente lo faccia, chiudete gli occhi,
fate un bel respiro. Ok. E in questo momento immaginate che davanti a voi ci sia una sedia dove c'è un alter ego di ognuno di voi. E questo alter ego vi sorride, sta bene, è sorridente. Immaginatelo e appena ce l'avete preciso, aprite gli occhi e guardatelo e poi immediatamente richiudete gli occhi. E ora che avete richiuso gli occhi, di nuovo immaginate che questo alter ego davanti a voi è lì di nuovo e sorride ancora di più, è ancora più felice. E allora aprite gli occhi, guardatelo, prendetelo, utilizzate i vostri neuroni specchio, assorbitelo e chiudete gli occhi. E andate avanti tutte le volte che volete, 2, 3, 4, 5 volte. Esercitatevi a casa, altrimenti diventate troppo felici. Bene, ok, un esercizio semplicissimo. Che cosa utilizza? Utilizza i nostri neuroni specchi. Nient'altro. Creiamo davanti a noi un'immagine, come, e la guardiamo e questo fa scattare i nostri neuroni specchio, lo assorbiamo e così via e così via. Rizzolati è proprio in questo modo che assorbiamo i neuroni specchio. Erano in pausa nel loro laboratorio a Parma, no? Erano in pausa e a un certo punto le versioni sono due. Uno dei ricercatori comincia a mangiarsi delle noccioline, oppure un'altra versione dice entra uno studente con un gelato e di colpo un ricercatore, che era lì tranquillo, nota che lo strumento dà un segnale. Tecnicamente si dice un neurone ha scaricato. Un neurone, stavano osservando cosa succedeva nel cervello di una figlia. Questi neuroni scaricano, dicono come? Guarda, è il neurone vicino alle cellule di quando noi mastichiamo, di quando noi mangiamo. Al che noi avremmo detto, vabbè, siccome loro erano ricercatori, cos'è che fa la differenza tra un ricercatore e una persona tranquilla, normale? È che se c'è qualcosa che non capisce, non la lascia perdere. Sta lì, e cerca, cerca, cerca. E beh, vai a vedere, si sono resi conto che la scimmia faceva, utilizzava gli stessi neuroni che si utilizzano, i neuroni vicini che si utilizzano quando si mangia qualcosa. E vai e studi e studi e studi, hanno scoperto che nel nostro cervello per ogni azione c'è un neurone, ci sono dei neuroni specchio. Noi li abbiamo utilizzati. Bandler e Ridder non lo sapevano. La loro intuizione, questa è la loro grandezza, il loro merito, una cosa molto molto importante questa che loro hanno fatto. Un'altra intuizione. Loro li chiamano delle modalità, delle submodalità, che è una parolaccia, che cos'è? Voi provate ad andare ad un vostro ricordo, no? Così, qualsiasi, e provate a, in quella scena, ad aggiungere colore, o a toglierlo. Forse le sensazioni cambiano, no? Provate a metterci luce, provate invece a creare buio, a creare penombra. Le sensazioni cambiano. Provate a metterci una musica che vi piace, provate invece a mettervi una musica che vi dà fastidio. La scena è sempre quella. Cambiate la luce, cambiate i toni, cambiate i colori, cambiate la musica. L'importanza nella nostra mente
di come noi ci raffiguriamo le cose. E qui viene in mente una frase che io non mi stancherò mai di ripetere, Epitteto, primo secolo dopo Cristo: non sono le cose che contano, ma ciò che noi pensiamo, immaginiamo delle cose. Ed è fondamentale per quello che adesso andremo a fare sulla linea del tempo. Ma prima di entrare nella linea del tempo, ecco un altro aspetto che Bandel e Rieder hanno osservato: il nostro volto. Vi sarà capitato di osservare le persone con cui parlate. Avrete notato che alcune volte lo sguardo è verso di voi, altre volte lo sguardo va in alto, da una parte, dall'altra, altre volte così, no? Beh, osservare questo e non accontentarsi di osservarlo è stato importante per Bandel e Rieder, ed ecco che hanno messo a punto una interpretazione che è molto utile per uno psicoterapeuta nell'osservare le persone quando si è in seduta, cercare di capire alcune cose al di là delle parole. E si è scoperto, ad esempio, che il nostro sguardo, che è, lo sappiamo, estremamente collegato ai nostri neuroni cerebrali, beh, quando guarda nel vuoto, noi scopriamo che stiamo immaginando qualcosa, abbiamo delle immagini, senza che ce ne rendiamo conto, stiamo lavorando. E lo stesso quando guardiamo verso l'alto e verso il vuoto, si tratta di immagini. Un psicoterapeuta che tiene conto di questo può fare delle domande adeguate, no? Per capire, per arricchire l'incontro. Lo stesso quando invece lo sguardo guarda avanti, ma non è nel vuoto, ma c'è un guardare a destra, a sinistra, è l'area dei suoni, dei ricordi sonori, quella che nella scena c'è qualche suono, c'è qualche nota, c'è qualche cosa riguardante la pronuncia, la voce, eccetera. Quando invece la persona, quante volte, no? La persona che parla e guarda in basso, no? In quella situazione noi osserviamo che la persona sta in contatto con le sensazioni, con le emozioni, col parlare dentro di sé, no? Col riflettere dentro di sé. Anche questo è un'altra delle osservazioni di Bandel e Rieder che noi utilizziamo nel... Beh, cosa possiamo dire a questo punto? Se noi siamo qua, abbiamo un immenso inconscio, ogni tanto salta fuori qualcosa, man mano che cresciamo in consapevolezza arricchiamo e peschiamo, ma è un campo immenso. Dipendiamo, essere dipendenti non è una cosa brutta, fa parte di noi. Immaginatevi da soli, morireste al mondo dopo poco. Immaginatevi da soli al mondo, sarebbe un disastro, no? Tutti gli esperimenti di deprivazione sensoriale ci dicono che è la tortura più pesante quella della deprivazione sensoriale. Noi viviamo e quindi influenziamo e siamo influenzati, assolutamente normale, fa parte di noi. Bene, questo significa che con tutte queste conoscenze possiamo anche influenzare il nostro benessere, il nostro stato d'animo, il nostro modo di vivere la vita, che non è una cosa semplice. Ormai lo sappiamo tutti che la vita è fatta di momenti belli, di momenti brutti, va su, poi va giù, va su, poi va giù, va su, poi va giù. L'importante è essere in grado di non fermarsi giù,
perché giù comunque si va, ma sentire che si è capaci sempre di trovare il modo di rimettersi in marcia e camminare. Allora, come facciamo ad utilizzare Bandeles e Grinder e tutte le loro scoperte oggi confermate dalle conoscenze che abbiamo con la neuroimaging? Il neuroimaging è le immagini del nostro funzionamento neuronale, la risonanza magnetica è una delle tecniche, la PEC è un'altra, ormai gli psicologi non possono fare a meno delle neuroscienze, non ha più senso fare psicologia senza le neuroscienze, perché ci danno un mare di informazioni. Ormai tutta la psicologia, se vuole essere efficace, deve essere psicobiologia. Tagliamo. Ognuno di voi, Bandeles e Grinder, scoprono e ci dicono che ognuno di noi ha una linea del tempo personale. Facciamo una prova. Se io dico, penso a qualcosa del mio passato, penso a qualcosa di un mese fa, io tendo a vederlo in questa posizione, abbastanza in basso. Se io penso a qualcosa che ho in programma quest'estate, tendo a vederlo là. Cioè, la mia linea del tempo va dal basso a sinistra in alto a destra. Questa è la mia linea. Cioè, quindi sono un tipo che ha sempre davanti la propria linea del tempo. Ve ne dico un'altra invece, una tipologia di persone diverse da me. Ci sono persone che vedono il passato dietro. Se pensano al passato, gli viene istintivo, no? Immaginarlo dietro, e il presente davanti, no? È un'altra tipologia, dove la persona si trova davanti il futuro e dietro il passato. Ci sono poi altre tipologie dove, e adesso queste sono le due tipologie direi fondamentali, immediatamente comprensibili, però non meravigliatevi proprio per la differenza che ognuno di noi ha, di avere voi delle linee del tempo che non è partono da lì e vanno là o fanno così. Provate a fare un esperimento, provate a chiudere gli occhi, così ognuno di voi può provare a capire qual è la propria linea del tempo. Pensate a un momento concreto di 10 giorni fa, un mese fa, e vedete dove nello spazio tendete a collocarlo, così, con tranquillità, con vi va bene che sia lì. Perfetto. Adesso andate invece a qualcosa che avete, che avete in mente di fare fra una settimana, fra un'ora, fra 5 giorni, fra un mese, e provate a vedere dove si colloca nello spazio in modo tranquillo per ognuno di voi. Unite quello che avete visto nel passato con quello che avete visto nel futuro e avete una linea del tempo personale. C'è qualcuno che ha una linea del tempo simile alla mia? Dalla sinistra a destra, oppure da destra a sinistra, alzi la mano. 2, 3. C'è qualcuno che ha invece una linea del tempo, la seconda che ho descritto, il passato dietro e il futuro davanti? 1, 2, 3, 4, 5. E ci sono linee del tempo invece diverse da questi due standard? Qualcuno la vuol descrivere, Marilena? In basso a sinistra. A sinistra e lontano in alto. Lontano in alto, adesso, quindi simile alla la tua. La mia è come la tua, però è orizzontale. Però, vedete quante varianti già vediamo, la tua? Sì, assurda. Sinistra in alto, però insieme, passato e futuro. Passato e futuro? Com'è possibile? Una linea è la tua, è la tua. Così. È la tua, siamo tutti diversi. Ok, non possiamo in questo momento andare ad esaminare, però quella è la tua. Altre linee? Prima la sequenza delle diapositive.
La tua e la sequenza di mie collocate dove? Davanti. Il presente e il futuro? Quindi sequenze e le tue? Tutto, anche il futuro di fronte? Perfetto. Gianluigi, quando tu davi un tempo, cioè 10 giorni, sì, purtroppo c'era qualcosa che si ribellava, mi portava o molto più lontano. Ah, e dove l'hai collocato più lontano? Ma molto più lontano. Dove? Si va benissimo. 6 mesi fa. Sì. In che posizione l'hai collocata? Nello spazio? Sì. Cioè verticale, orizzontale? Sì. No, era un vuoto. Era un vuoto. Vedete, quante varianti, adesso non abbiamo la possibilità di esaminarli, però vedete che la diversità, ricordatevi, no? La saggezza è affermare la propria identità senza schiacciare l'identità degli altri, ma essere consapevoli della diversità che c'è in ognuno e che deriva dal nostro DNA e dall'ambiente che, dicono i biologi, esprime il DNA. Ok, bene, allora cosa possiamo fare? Linea del tempo, perché cosa la usiamo? Sapere com'è non ci basta. Noi vogliamo fare qualcosa perché quando pensiamo al nostro passato possiamo star bene. E nello stesso tempo vogliamo fare qualcosa perché quando pensiamo al nostro futuro possiamo star bene. Ok? Allora, chiedo a voi adesso di fare l'esercizio che ora vi illustrerò. Vi chiederò, prima ve lo spiego, vi chiederò di chiudere gli occhi, lavorare meglio, e poi immaginare di alzarvi dalla posizione in cui siete e andare nella direzione del passato, stando in alto e vedendo sotto di voi quello che vi viene in mente del passato. Incontrerete cose che vi danno piacere, incontrerete cose che vi danno disagio, cose che non avreste voluto fare, torti magari che avete subito, o torti che avete dato, no? Cose che avete fatto subire ad altri, qualcosa insomma che vi dispiace quando voi li incontrate. Bene, siete in alto, non siete dentro, non vi chiedo di entrare dentro in quel ricordo, no, no, assolutamente. Da guardarlo però dall'alto, e vi aiuterò, cercherò di aiutarvi, no? A guardare se ci sono delle zone che vi fanno star male, o delle zone buie, delle zone no, chiamiamole così, e vi chiederò, ci vorrà molta pazienza da parte di tutti noi, non è facile quello che vi chiedo, ma voglio provare con voi a proporvela e chi se la sente a farlo. Vi chiederò di prendere uno di questi ricordi che non vi fanno star bene, oppure può darsi che invece troviate delle zone dove c'è buio, semplicemente, no? Senza sapere il perché, ma il buio non vi piace. Vi chiederò, se vedete buio, vi chiederò di metterci lì qualunque cosa bella che a voi piace. Il mare, la montagna, la persona a cui volete bene, quello che volete. Vi chiederò di portarli lì e coprire quel buio. Se invece incontrerete un ricordo negativo, vi chiederò di prenderlo e immaginare di mandarlo lontano, 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 nel mondo infinito, e di riempire quel vuoto che avete lasciato con qualcosa di positivo. Ok? Un'osservazione. Se per caso, nel passato, vi viene in mente l'incontro con una persona a cui volete bene, no? Che vi ha fatto un torto, ecco, non vi chiederò di togliere quel ricordo, vi chiederò di sostituire il ricordo del torto con un grande abbraccio. Ok? Sia che l'abbiate subito il torto, sia che l'abbiate fatto. Ok? Proviamo.
chiudete gli occhi, fate un bel respiro, chi se la sente, chiudete gli occhi, fate un bel respiro, immaginate in questo momento di alzarvi in alto e di volare sulla vostra linea del tempo verso il passato. E osservate dall'alto quello che vi viene in mente del vostro passato. Sono cose belle, tenetevele, godetevele. C'è un vuoto, riempitelo con qualcosa che vi piace, qualcosa che vi fa sorridere, che vi dà gioia. C'è un ricordo negativo? Avete due possibilità. Se sentite la possibilità di trasformarlo in positivo, tipo è un torto, un grande abbraccio, fatelo. Se invece è un episodio che vorreste far sparire, prendetelo e buttatelo lontano, nell'universo, in mezzo alle stelle, nell'universo, lontanissimo, non c'è più, è là. E riempite quel vuoto che avete lasciato con un bel ricordo. E state lì a ripulire la linea del vostro passato. Fatelo finché avete ricordi, sempre dall'alto, a lavorare sulla vostra linea del passato, sulla vostra timeline del passato. E fate in modo che tutto ciò che vi viene in mente, il positivo ve lo tenete, ciò che vi crea qualche difficoltà, sostituitelo. Sempre dall'alto. E quando ve la sentite, quando vi sentite soddisfatti di questo lavoro, e sentite la vostra linea del passato, fin dove arrivate, fin dove volete arrivare, la sentite a posto, la sentite positiva, volando, ritornate qua. Come state? Ce l'avete fatta a lavorare e a cambiare alcuni ricordi? Qualche psicologo chiama questo esercizio, non Butler e Grinder, ma oggi qualche psicologo lo chiama trapianto di memoria. Ed è fondamentale, perché come Epiteto ci ricorda, non sono le cose che contano, ma ciò che noi immaginiamo delle cose. È questo che ci dà il nostro umore, le nostre sensazioni, il nostro benessere, il nostro malessere. Ok? E ricordatevi, ogni volta che vi viene in mente qualcosa del passato, ricordatevi questo esercizio della timeline sul cambiamento del passato, sul trapianto di memoria. Alzatevi, andate lì, cambiatevi e inventate una soluzione positiva. Ma ora abbiamo il futuro. Il futuro di cosa è fatto? Dipende da ciò che qui si è costruito, ciò che è entrato nella nostra consapevolezza, che fa la nostra immaginazione del futuro. Assolutamente, no? Qui abbiamo una ragazza, non so se hai degli esami in vista, no, delle interrogazioni, sì, perfetto. Ad esempio un caso tipico per gli studenti, il futuro, la paura degli esami, la paura delle interrogazioni, è splendida la PNL in questo caso, e io agli studenti che me lo chiedono lo spiego e cerco di aiutarli a
costruirsi un immaginario positivo. Quindi faremo la stessa cosa per quanto riguarda il futuro. Vi chiederò, ve lo spiego, no? di alzarvi, di andare sulla linea del futuro, come voi ve lo immaginate. E ad esempio ad uno studente direi: immaginate di essere lì davanti al professore, alla professoressa, di essere capace, di essere totalmente indipendente dalla faccia che ha, se ti guarda, se non ti guarda, se è arrabbiata, se non è arrabbiata, se ha litigato, se eccetera eccetera. Ma pensa di star bene, di essere serena, di sentire tutta la tua energia, e in questo modo tu riuscirai ad utilizzare tutto quello, è chiaro, quello che hai studiato. Ma anche se non hai studiato, no? Se vai lì con paura ti blocchi, e anche tutta la tua esperienza passata non riuscirai ad utilizzarla. Se invece sei lì e immagini positivamente quella tua interrogazione e quell'esame, riuscirai ad utilizzare quello che hai al meglio, no? Hai studiato bene, non ce l'hai fatta, però tutta la tua storia lì la potrai utilizzare, magari ti va bene, perché le domande ti permetteranno forse di pescare in ciò che già conosci. E questo è una cosa che è molto carina da fare con gli studenti. Adesso nei licei avranno l'esame di maturità, insomma, queste cose sono importanti per aiutarli ad essere più sereni. Bene, cosa possiamo fare noi adesso? Vi chiedo, per chi vuole, di richiudere gli occhi, fare un bel respiro, perché ossigeniamo meglio il nostro organismo, il nostro cervello, che è quello che utilizza di più ciò che noi immettiamo dentro di noi. Fate un bel respiro, immaginate il vostro futuro, qualunque cosa vi venga in mente, di oggi, domani, dopodomani, sceglietelo, alzatevi, andate sulla vostra linea del futuro, là, in quella zona. Per uno studente, ho detto, poteva essere gli esami, l'interrogazione. Per ognuno di voi sceglierà qualcosa che immagina. È bella? Tenetevela. Vi crea qualche ansia, qualche tremore, sapete che è frutto della vostra storia. In questo momento lo potete cambiare. State in alto, immaginatevi in quella situazione al pieno delle vostre risorse, sorridenti. Utilizzate le submodalità che vi ho detto, aggiungete luce, cambiate i colori, mettete i colori che vi piacciono, metteteci la musica che volete. Immaginatevi al pieno delle vostre energie a vivere quella situazione. E una volta che ne avete sistemato una, andate avanti. Se ne avete altre, sono belle, tenetevele, godetevele, arricchitele con quelle che abbiamo chiamato submodalità: luce, temperatura, colori, musica. Andate invece in un momento che non vi dà benessere, bene, trasformatelo. Vedetevi nel pieno delle vostre energie, con i colori, le luci che desiderate, che volete, i suoni, e vivete di tutto questo. State lì tutto il tempo che volete. E poi tornate qua. Come state? Giratevi adesso pronti
a vivere quelle situazioni che avete visto nel futuro in quel modo lì. Questa è la timeline di Bandere Grid, in modo molto semplice, accessibile, utilizzabile da chiunque, in un modo come avete visto. E vi chiedo una cosa che è fondamentale: se qualcuno di voi fa sport, sa molto bene quanto conta l'allenamento. Se una persona fa sport e per una settimana, due settimane, un mese si ferma, sa quanto lavoro richiede poi riprendere. In psicologia è lo stesso. Il nostro cervello funziona nello stesso identico modo. Abbiamo bisogno di allenamento. Ogni giorno. Io ogni giorno le cose che spiego nei miei seminari le faccio ogni giorno. Spiego solo le cose che nella mia vita man mano ho visto che funzionavano, per altri magari funzionano altre cose. E non lo so se funzioneranno per tutti voi, perché siamo proprio tutti diversi, ma ecco che tra le 500 tecniche psicologiche che gli Stati Uniti hanno censito, beh, io ne utilizzerò una quindicina, no? Quelle che trovate sul mio sito internet, più o meno sono quelle che crescendo man mano in tutti questi 75 anni ho annusato, una serie le ho annusate, quelle raffiate, altre le ho annusate, mi sono piaciute, mi sono sentito dentro e man mano le ho utilizzate. Abbiamo lavorato sul passato, quindi se questi esercizi volete che continuino a lavorare su di voi, bisogna allenarsi. Ogni mattina quando ci si sveglia è fondamentale allenarsi psicologicamente. Ogni sera quando si va a letto per dormire bene è fondamentale allenarsi psicologicamente. E allora, siccome abbiamo lavorato sul passato, sul futuro, lavoriamo ora sul presente. Cosa ci serve nel presente? Qualcuno di voi, questo l'esercizio che faremo ora, l'ha già fatto altre volte e ve lo ripropongo perché lo sento fondamentale. Nel presente ci serve una sensazione di sicurezza, di essere in piedi, no? Dritti, in grado di muoversi nella realtà. Ma sappiamo che questo sentirsi dritti, no? Sicuri, coi piedi per terra e proiettati a muoversi, a sbilanciarsi, no? Camminare significa sbilanciarsi, andare avanti. Se io non mi sbilancio non vado avanti. Ecco, sentire che siamo solidi e possiamo sbilanciarci, perché qualunque cosa incontriamo la possiamo vivere, affrontare, se è bella tenercela, se è problematica cercare di gestirla. Ecco, tutto questo, ancora una volta, dipende dalla nostra storia, da ciò che siamo riusciti a far entrare nella nostra consapevolezza, no? In questo momento, istante per istante, perché il presente alla fine è l'unica cosa che abbiamo. Il passato non c'è più, ma se ci fa male abbiamo visto che possiamo cambiarlo, possiamo fare un trapianto di memoria, per usare una parola più recente rispetto a quella di Bandere Sigler, e la prossima e anche il futuro. Possiamo immaginarlo e cambiarlo, modificarlo in modo da immaginarci positivi, in modo da poter utilizzare in quel momento tutte le nostre risorse senza essere bloccati dalla paura, dalle tensioni. Ma ecco, è il presente. E allora adesso vi condurrò un esercizio che andrà a prendere risorse dal passato per rafforzare il nostro presente. Siete pronti? Ok. Chi se la sente, chiudete gli occhi, fate un bel respiro, portate tutto l'ossigeno che vi è possibile. E mentre ascoltate il vostro respiro, sentite la vita che è dentro di voi,
la sentite nel vostro respiro che muove il vostro petto, la vostra pancia, si ripercuote in tutto il vostro organismo e porta energia in tutto il vostro organismo. Ascoltate la vita che è dentro di voi. E mentre sentite, percepite la vita che avete dentro di voi, in questo momento, immagina alle tue spalle tuo padre e tua madre che ti mettono una mano sulle spalle e ti sorridono. Al di là dei loro limiti, ti hanno trasmesso la cosa più preziosa che hai, la vita. E ora è tua, unica e irripetibile. E dietro i tuoi genitori immagina i tuoi nonni che ti sorridono. Hanno lavorato perché la vita continuasse, al di là dei loro limiti, hanno lavorato perché tu esistessi e facessi esperienza della vita. E dietro i nonni immagina decine, centinaia di volti che non hai mai conosciuto, i tuoi antenati, che ti sorridono. Una catena infinita, immensa, che ha lavorato giorno dopo giorno perché la vita si trasmettesse e arrivasse fino a te. Un fiume infinito di energia. E immagina che se in qualunque punto di questa catena infinita una coppia si fosse unita mezz'ora dopo, sarebbe stato un altro lo spermatozoo che avrebbe trasmesso la vita, e da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato e tu non saresti mai esistito. Pensa che da sempre, da 3 miliardi 800 milioni di anni, cioè da quando è iniziata la vita, tutto è avvenuto perché tu potessi fare esperienza della vita e non un'altra persona. E ascolta questa immensa energia. Hai dentro di te 3 miliardi 800 milioni di anni di vita. Ne sei l'espressione. Espressione unica e irripetibile. E mentre ascolti dentro di te tutto questo, immagina che dalla parte più profonda di te cominci una voce, forse debole all'inizio, ma che puoi rafforzarne giorno per giorno. Una voce profonda che dice: io valgo. Io sono, e ognuno ci metta il nome, il proprio nome. Io valgo. Io sono, e sono unica e irripetibile. E giorno dopo giorno, io sono capace di percepire e poi percorrere con equilibrio la mia strada. Io valgo, io sono e sono unica e irripetibile. E giorno dopo giorno io sono capace di percepire e poi percorrere con equilibrio la mia strada. Io valgo, io sono e sono unica e irripetibile, e giorno dopo giorno io sono capace di percepire e poi percorrere con equilibrio la mia strada. E stai lì tutto il tempo che vuoi. Thank you.
Voi sapete che dopo questo seminario i prossimi due lunedì saranno di discussione, sempre dalle 6:15 alle 7:15, e poi lunedì 12 giugno seminario intolleranze e allergie con PNL, MDR, AMER, ipnosi naturalistica, e poi a seguire altri due incontri di discussione dove ognuno può porre i temi che desidera e che vuole discutere, chiarimenti, domande o temi nuovi che vuole affrontare. Poi giugno, luglio e agosto saremo chiusi, i seminari li interrompiamo e a settembre si riprende. Ma per concludere voglio leggervi una paginetta di Bandel e Grinder che si trova sul loro libro, sul loro libro fondamentale, La struttura della magia, no? Il mago, un po' una metafora che ci può far capire quanto è importante quello che diceva Epitteto, non solo le cose, ma quello che noi immaginiamo delle cose, quello che conta. C'era una volta un giovane principe che credeva in tutte le cose tranne che tre. Non credeva nelle principesse, non credeva nelle isole, non credeva in Dio. Il re suo padre gli diceva che queste cose non esistevano. Siccome nei domini paterni non vi erano né principesse, né isole, né alcun segno di Dio, il principe credeva al padre. Ma un bel giorno il principe lasciò il palazzo reale e giunse al paese vicino. Là, con sua grande meraviglia, da ogni punto della costa vide delle isole. E su quelle isole strane e inquietanti creature cui non si arrischiò di dare un nome. Stava cercando un battello quando lungo la spiaggia gli si avvicinò un uomo in abito da sera di gran gala. «Sono vere isole quelle?» chiese il giovane principe. «Certo, sono vere isole», rispose l'uomo in abito da sera. «E quelle strane e inquietanti creature?» «Beh, sono tutte genuine e autentiche principesse». «Ma allora anche Dio deve esistere», gridò il principe. «Sono io Dio», rispose l'uomo in abito da sera, con un inchino. Il giovane principe tornò a casa al più presto. «Ecco dunque di ritorno», disse. «Oh, eccoti di ritorno», disse il re suo padre. «Ho visto le isole, ho visto le principesse, ho visto Dio», disse il principe in tono di rimprovero. Il re rimase impassibile. «Non esistono né vere isole, né vere principesse, né un vero Dio. Ma è ciò che ho visto!» «Ma dimmi, com'era vestito Dio?» «Dio era in abito da sera, di gala. Portava le maniche della giacca rimboccate?» Il principe ricordava che erano rimboccate. «Sì!» Il re rise. «È la divisa del mago! Sei stato ingannato, sei stato ingannato!» A queste parole il principe tornò nel paese vicino e si recò alla stessa spiaggia dove si imbatté di nuovo nell'uomo in abito da sera. «Il re mio padre mi ha detto che sei, detto chi sei», disse il principe indignato. «L'altra volta mi hai ingannato, ma non mi ingannerai ancora. Ora so che quelle non sono vere isole, né vere principesse, perché tu sei un mago». L'uomo della spiaggia sorrise. «Sei tu che ti inganni, ragazzo mio. Nel regno di tuo padre vi sono molte isole e molte principesse, ma tu sei sotto l'incantesimo di tuo padre e non le puoi vedere». Il principe tornò a casa pensieroso. Quando vide il padre, lo fissò negli occhi. «Padre, è vero che tu non sei un vero re, ma solo un mago?» Il re sorrise e si rimboccò le maniche. «Sì, figlio mio, sono solo un mago». Allora l'uomo della spiaggia era Dio. L'uomo della spiaggia era un altro mago. «Devo sapere la verità dietro la magia!» «Non vi è alcuna verità dietro la magia», disse il re. Il principe era in preda alla tristezza e disse: «Mi ucciderò!» Il re, per magia,
fece comparire la morte. Dalla porta la morte fece un cenno al principe. Il principe rabbrividì. Ricordò le isole, ma irreali, e le belle, ma irreali principesse. Va bene, disse, riesco a sopportarlo. Vedi, figlio mio, disse il re, adesso anche tu stai diventando un mago, e l'augurio a tutti voi di diventare maghi della vostra vita, del vostro passato, del vostro futuro, del vostro futuro. Grazie. Buonasera.